Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video da Mimmo Mas. Veramente oggi sto facendo un giro nella mia campagna, vediamo se, anche se l'ho ripassata tante volte, chissà, può uscire qualcosa, una piantina di ciliegio, eccola. Chissà, non si sa mai, esce qualche monetina. Non si sa mai. Vediamo. E l'erba ogni tanto fa dei falsi segnali. Qua c'è da lavorare, tagliare l'erba. Vi voglio far vedere una cosa, mi voglio, dov'è? È l'erba alta. Un'altra pianta di ciliegio qua. Vi voglio far vedere un altro innesto che ho fatto quest'anno, è andato anche a buon fine. Eccolo qua, ha preso. Eccolo qua. Tutti e due innesti hanno preso benissimo. Ok, a dopo, speriamo di trovare tanti target. Eccomi qua, una campagna di un nostro amico, ho chiesto il permesso. Eccomi qua, qua veramente non sono mai venuto perché è recintato, è chiuso e non sono mai venuto. Ho chiesto al mio amico se potevo venire, ha detto vai tranquillamente, vediamo se ci esce qualcosa. Ok, il primo target, ci sentiamo. Ok, primo suono, vediamo un po' cosa può essere. La terra è bagnata, qua ha piovuto fino ad adesso, ho fatto tanta di quell'acqua. Vediamo, è ancora sotto, non è tanto profondo, almeno 10, una decina di centimetri. Ok, vediamo cosa esce. Ecco una moneta, però sono quelle famose monete che non si vede niente. Sì, non si vede niente infatti. Almeno poi vediamo un po', ma non credo. Ok, andata bene, dai. Il primo target ottimo, vediamo di trovarne altri, a dopo. Dopo la moneta, niente, qua il tempo oggi anche comincia a fare qualche goccia d'acqua, è la miseria. Dobbiamo tornare a casa, comincia a piovere, non va bene. Noi facciamo il bagno,
qua c'è una casetta vicino. Comincia a piovere. Alla. Ok, ma dopo. Altro suono. Vediamo. Probabile qualche cosa di buono. Facciamo piano, se qualcosa di valore non la roviniamo. E qua la terra è un po' argillosa. Sì, è molto argillosa, sì. Ancora sotto. Riproviamo. E sotto. Andiamo col pinpoint. E qua. Più o meno. Ah, ecco un tubo di sì. Infatti un tubo, vediamo se riusciamo a toglierlo. Ecco qua, pezzo di corrente, un tubo di corrente veramente. Infatti va bene, sembrava una moneta e invece niente. Ma dopo, ecco qua, mi sto avvicinando alla casetta. Ormai i rovi, qualche pianta vanno in vasca. Sono impossessati ormai. Niente più, parte il tubo là, niente più, niente di che. Ho messo anche il copri display, come potete vedere. Comunque adesso mi avvicinerò di più alla casetta per vedere un po' intorno se ci può essere qualche cosa. Ma vediamo. Posto non è granché, già che è uscita quella, diciamo, moneta, già è una bella cosa. Sono vicino. Già qualche cassettina piena di monete, non si sa mai. Oggi doveva venire anche Andrea, però il tempo non è dei migliori, come si può vedere. Ma io non ho paura di niente, né dell'acqua, né, e vado sempre come posso.
andiamo in giro. Va bene, se troviamo qualche altra moneta. Una bella pietra rotonda. Ok, vediamo, vediamo ancora, a dopo. Un altro suono. Vediamo un po' se non è altra porcheria. Vediamo, non è tanta profonda, però fino adesso un po' di porcheria l'ho trovata. Dai, speriamo che sia una moneta, qualunque moneta, anche un vittorino, va bene tutto, una votiva. È profonda. Qua la terra è argillosa, come ho detto prima, si fa un po' di fatica a scavare, comunque. È ancora profonda. Ecco qua, eccola, una fibbia. Vabbè, meglio questo che una porcheria, ma dopo. Ho trovato un'altra cosa qua dentro, vediamo cosa può essere. Ma sembrerebbe sempre un pezzo di una fibbia, può essere, sicuramente sì, probabile fibbia, dai. Ok, signori, ecco uno spazzolatore che si sta avvicinando, vediamo un po' di chi si tratta. Vediamo, è lui o non è lui? Ecco, è lui. Eccomi. Eccolo qua, in compagnia del nostro Zeno, sempre. Sì, il mio fedele amico. È lui, di qua, apri qua. Yeah. Sì. Qua abbiamo chiesto il permesso, tanto. Sì, al nostro amico Locco, sì, che sì. Ringraziamo. Ha del ferro là. Sì, subito. Vai dentro, piano piano.
A posto. Ok, richiudiamo. Ecco qua. Eccoci qua, diamo un'altra ripassata, io ho trovato una moneta e una fibbietta, niente di che. Ah, una moneta? Una moneta, però non si vede bene. Ah, sì. È una bella... Qua vicino, proprio là. Ah, è una bella zona. Sì, proviamo, vediamo un altro po' in giro. Non è male, qua ogni tanto possiamo passare il tempo. Sì. E va bene. Ok. Iniziamo, all'attacco. Andiamo. Ecco. L'ho acceso. Macchinario acceso. L'ho acceso. Impostalo bene. L'ho imposto a Jewelry, ho tolto le prime. Due tacche. Due tacche. Beh, perfetto, così il ferro è escluso. Sì. Provo a togliere solo uno di sensibilità. Va bene. Ho tolto una tacca di sensibilità e mo vediamo. Ok, vai. Se esce qualche altra monetina. Speriamo riconoscibile, però non come quelle che ho trovato io. Vediamo. Ok. Ne approfittiamo di questa bella giornata. Sì, che prima era brutto, ora si è... Poi, già in bella vista abbiamo trovato un fossile, un meteorite, un pezzo di meteorite, eccolo là. Magari. Già un pezzo... facciamo €1.000.000, va, mettiamo all'asta, chi offre di più? Va bene, ok, al primo target ci sentiamo. Ok, a dopo. Il metal di Andrea sta suonando. Cosa è? Sembra moneta. Sembra? Vediamo un po'. Sto arrivando, eccomi. Eccomi qua. L'erba è un po' alta. Non suona più. No? È ferro. Ferro? Era ferro, sì. E allora niente. Prova a mettere il ferro. No, c'è il martello. Era ferro, ecco. Era ferro. Ok, il va bene. Che ho discriminato. Era ferro. Va bene. Allontana il martello un po'. Capito? Allontana il martello. No, era ferro. Mi segnava che ho discriminato. Era un ferro. Ok. Vediamo la casettina, è una casetta piccola, qua è pericolante, non si può entrare dentro, c'è il rischio qua cade. Sì, è un po'... c'ha i suoi annetti, è messa male. Okay. Ok, io vi saluto, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, condividete. E un saluto particolare a tutti i miei iscritti. Vabbè, ciao a tutti, alla prossima.